Grazie Presidente. Rispetto a questo emendamento in cui i consiglieri dei Fratelli d'Italia sollecitano nel testo appunto il coinvolgimento obbligatorio delle consulte per atti di loro competenza, chiaramente, vogliamo specificare che questa cosa è già prevista formalmente e noi l'abbiamo prevista in particolare attraverso la modifica di un atto di ordine superiore. E questo perché di fatto è una cosa che io ho sempre spiegato alle consulte: non è possibile, diciamo, mettere degli obblighi, quindi delle disposizioni rispetto agli organi politici nel regolamento che riguarda le consulte. Per questo si è reso necessario dare questa forza di cui parlava il consigliere De Priamo mediante la modifica del regolamento del Consiglio Comunale, dove noi andiamo proprio a fare quello che qui si chiede di inserire in maniera sicuramente più blanda, cioè noi andiamo a dire che innanzitutto il segretariato deve inviare tutte le proposte di deliberazione, tutte le proposte e le consulte. Già questo vi fa capire che di fatto noi lo garantiamo, quello che il consigliere Di Priamo stava poc'anzi spiegando. In questo modo quindi le consulte sono parte del processo deliberativo già dal momento iniziale, cioè dal momento in cui gli atti vengono inviati alle commissioni per l'espressione di parere. Successivamente, come tutti ben sapete, noi obblighiamo le commissioni all'esame di queste osservazioni qualora le osservazioni arrivino, diciamo, nei tempi previsti, che sono quelli previsti per l'espressione di parere delle commissioni. Quindi di fatto noi crediamo di aver garantito in una maniera, ripeto, alta, perché voglio dire, andare anche a modificare un regolamento del Consiglio Capitolino non è una cosa di poco conto, questo vorrei che tutti ne tenessero conto. Quindi loro ci chiedono di fare questi ritocchi formali, ma ripeto, non era qui il luogo dove noi dovevamo garantire questa forza. Lo abbiamo fatto attraverso una delibera, quindi in un atto di ordine superiore, una normativa di carattere superiore. Quello che però ci tengo qui adesso a sottolineare è che questi stessi consiglieri che di fatto stanno proponendo queste modifiche si sono astenuti rispetto a questa delibera 183, che appunto prevede quello che loro mi chiedono. Per me questa, lasciatemi dire, rappresenta una grande contraddizione, non lo comprendo, non l'ho compreso assolutamente. Rispetto anche agli emendamenti da loro proposti, parlano di delibere di giunta, quando i consiglieri, che sono sicuramente più navigati di me, sanno bene che le delibere di giunta non intervengono nell'iter deliberativo, che è appunto di competenza del Consiglio, ma hanno delle tempistiche, un processo diverso, al limite andrebbero inserite nel regolamento di giunta, ma di fatto non era semplice andare ad incardinare questo esame da parte appunto degli organi politici o amministrativi rispetto agli atti di competenza, proprio perché per la giunta ci sono dei processi più fluidi, delle tempistiche non così stringenti e quindi anche ben definite come per le commissioni capitoline. Spero di essere stata chiara e ripeto, io per me è incomprensibile quello che mi viene qui chiesto, quando di fatto noi abbiamo avuto un'astensione ad una delibera di tale importanza, che è stata infatti votata anche dalle altre forze di opposizione. Ciò nonostante, proprio per dimostrare veramente la mia coerenza rispetto a quello che noi proponiamo e quindi anche ai principi che noi abbiamo portato avanti, chiaramente riteniamo di votare favorevolmente questo emendamento. Quindi ecco, io come vedete non ho nessun atteggiamento di tipo ostruzionistico, però è giusto mettere in luce le incoerenze, perdonatemi. Grazie.